3, 2, 1. Significa dare l'opportunità delle persone giovani e preparati di mettersi in gioco con un nuovo progetto e creare anche un ambiente, un ristorante di qualità. E secondo me i giovani oggi hanno un po' difficoltà a trovare lavoro, ma se gli si dà l'opportunità si possono fare grandi cose. Quello che rende ancora più speciale questo momento è il fatto che celebriamo un'apertura dopo il tempo buio della pandemia, dopo il tempo buio del lockdown e dopo che proprio il settore della ristorazione insieme a quello del bar è stato tra i più colpiti in assoluto. Questa era un'apertura che si sarebbe dovuta svolgere qualche mese fa, ma è un'apertura che si svolge comunque. Questo è il dato significativo, cioè ci sono degli imprenditori, due dei quali peraltro molto giovani, che hanno deciso comunque coraggiosamente di investire nel loro futuro, ma importante per noi anche nel futuro della città. Peraltro a due passi da due presidi culturali come la Villa Tosi, sede dell'Associazione Musicale Rossini e del Museo del Tessile, può diventare un punto di riferimento importante anche per il pubblico della cultura.